Use Law, avvocati in radio. Buongiorno, 22 gennaio, siamo di nuovo su Svegliati Avvocatura, un breve jingle e siamo da voi. Use Law Web Radio, www.webradiouslaw.it, webradiouslaw.it. E ancora buongiorno, sono Angelo Marzo dalla mia postazione virtuale di Vicenza, con me in regia Ornella Sala. Oggi parleremo dell'oblio oncologico e lo faremo con l'amico e collega Luca Iadecola. Ascoltiamolo. Use Law Web Radio, la radio dell'avvocatura, da colleghi a colleghi. Da colleghi a colleghi. Buongiorno Luca. Buongiorno, e vorrei che oggi ci parlassi dell'oblio oncologico. Cosa cambia con la legge 193? A te la parola, Luca. Buongiorno Angelo, buongiorno a tutti. Quello che oggi ci troviamo a commentare per una volta è la classica buona notizia, è il risultato di un impegno congiunto di tutti i partiti, di tutte le diverse correnti politiche che attraversano il nostro paese, che per una volta hanno fatto tutti convergenza verso un unico importantissimo obiettivo, cioè quello di assicurare la parità dei diritti di quelle persone che sono guarite da tumori oppure da altre malattie oncologiche. Mi riferisco alla legge del 7 dicembre 2023, la numero 193, la quale praticamente porta questa grande novità, che consiste nel divieto di richiedere al consumatore informazioni sullo stato di salute relative a patologie oncologiche pregresse quando siano trascorsi 10 anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, ovvero 5 anni se la patologia è insorta prima del 21° anno di età. Certo, perché chi non ha avuto mai esperienza di questo genere forse non sa che fino a poche settimane fa coloro i quali rientravano nel caso che ho appena detto avevano l'obbligo di dichiarare alle banche o alle assicurazioni questa circostanza al momento di stipulare polizze oppure di prendere mutui. Questo accadeva anche nel caso appunto di persone che erano da molto tempo guarite dalla malattia. In realtà gli studi che hanno accompagnato questa legge ci dicono che ben il 51% delle donne e il 39% degli uomini europei che hanno avuto un tumore guariscono in meno di 10 anni e che la gran parte delle persone guarite a parità di condizioni torna ad avere un'aspettativa di vita analoga a quella di chi non si è mai ammalato. Quindi, in buona sostanza, dopo 5 anni si possono ritenere guarite le persone che avevano avuto, per esempio, a cui era stato diagnosticato, per esempio, un tumore al testicolo o alla tiroide, e oppure 10 anni alle persone con tumori dello stomaco, del colon retto, del endometrio e del melanoma. Quindi la sintesi, per fortuna, è che oggi sono molti i tumori dei quali oggi appunto si può guarire. Diciamo che sono circa in Italia il 27% dei casi e quindi circa 1 milione di persone. Tuttavia, fino a poco tempo fa, appunto, fino all'approvazione di questa legge, queste persone subivano discriminazioni, perché non potevano, avevano di fatto precluso l'accesso al credito, perché sia l'accensione di un mutuo, che la richiesta di un prestito, oppure anche la stipula di una polizza assicurativa sulla vita, li venivano impedite, perché appunto c'era il dovere ovvio da parte loro di dichiarare questa circostanza, e di conseguenza questo purtroppo in molti casi significava non ottenere la copertura assicurativa e quindi di conseguenza non poter accedere né al credito né al mutuo. Quindi qual è la novità? Appunto, la novità è quella che oggi se sussistono queste condizioni si può non dichiararlo, o se lo si dichiara comunque la banca o l'assicurazione non ne deve tener conto. Questa necessità, cioè quella di assicurare il cosiddetto diritto all'oblio all'ex malato di cancro, è stata sollevata per la prima volta in Italia dalla Federazione Italiana delle Associazioni di Volontariato in Oncologia, e parliamo del 2017. E già allora si diceva che c'era difficoltà di accesso alle polizze vita,
Perché se una persona aveva avuto in passato, da molti anni anche, una patologia oncologica, di fatto era quasi impossibile stipulare un'assicurazione per il caso morte. Quindi ci è voluto questo intervento normativo molto forte, che finalmente, stabilendo il diritto all'oblio oncologico, ha di fatto parificato le persone guarite da malattie oncologiche alle persone che non sono mai malate, in sostanza. Quindi, questa legge, all'articolo 2, dice che trascorso il periodo di 10 anni dal trattamento attivo in assenza di recidive o ricadute della malattia, oppure 5 anni se la patologia è insorta prima del 21° anno di età, non è ammessa la richiesta di informazioni relative allo stato di salute della persona fisica contraente, relativa appunto a patologie oncologiche, ai fini della stipulazione del rinnovo di contratti relativi ai servizi bancari, finanziari, di investimento assicurativi in generale. Quindi queste informazioni non possono essere acquisite neppure da fonti diverse dal contraente, e qualora siano comunque nella disponibilità dell'operatore o dell'intermediario, non possono essere utilizzate per la determinazione delle condizioni contrattuali. Quindi questo che vuol dire che eventuali clausole difformi non comportano la nullità del contratto, che rimane tuttavia valido ed efficace per il resto. Quindi questa legge ha stabilito che saranno gli operatori bancari assicurativi a dover informare i consumatori che oggi si trovino nelle condizioni di essere guariti da patologie oncologiche nei termini di cui vi dicevo, dei diritti che derivano dalle disposizioni introdotte da questa legge. Quindi, da un punto di vista privacy, i titolari del trattamento cosa dovranno fare? Dovranno quindi riformulare le loro informative sul trattamento dei dati ai sensi degli articoli 13 e 14, riconsiderando il termine di conservazione dei dati personali particolari legati a pregresse patologie oncologiche. Allo stesso tempo, i contraenti che al momento della stipula abbiano fornito le informazioni relative a pregresse malattie oncologiche prima dell'entrata in vigore di questa legge, può inviare tempestivamente alla banca o all'istituto di credito, all'impresa assicurazione, all'intermediario, eccetera, mediante una raccomandata con avviso di ricevimento oppure una PEC, la certificazione della sussistenza dei requisiti necessari ai fini dell'applicazione delle disposizioni della legge in commento, che quindi però saranno meglio stabilite da un decreto del Ministero della Salute, che dovrà essere adottato a breve. Il termine esatto è quello di 60 giorni dalla data di entrata in vigore. Questo è lato titolari. Lato interessati, quindi lato consumatori, loro potranno sempre esercitare nei confronti dei titolari del trattamento, quindi delle banche e delle assicurazioni, i diritti che a loro spettano ai sensi degli articoli da 15 a 22 del GDPR. Proprio sulla scorta di questo ulteriore importantissimo strumento posto a salvaguardia della privacy e dei diritti degli interessati. Uslo Web Radio, la voce dell'avvocatura. E con questo si conclude qui la nostra puntata di Svegliati Avvocatura. Buone udienze, buona settimana a tutti voi e sempre su Svegliati Avvocatura. Libertà e diritto per diffondere giustizia. È con la passione che si raggiungono i grandi traguardi e le frequenze di Uslo Web Radio pulsano di amore per la nostra professione. Questa è la radio degli avvocati che parla agli avvocati. In onda ogni giorno tutte le novità normative, gli approfondimenti e le interviste sui temi di attualità passano da qui. Uslo Web Radio, il vostro appuntamento quotidiano con la giustizia.